tutti e grazie di essere venuti così numerosi a quella che abbiamo chiamato la chiusura della campagna elettorale di Marco Alessandrini. Ma in realtà non sarà una chiusura, perché in queste ultime 48 ore siamo qui per dare tutto quello che ci porterà alla vittoria di Marco al primo turno come candidato sindaco per Pescara. Abbiamo deciso di fare queste primarie per Pescara non per decidere del destino dei candidati aspiranti sindaco e neanche per fare il congresso del PD che abbiamo concluso da poco e nemmeno per i giochi di posizionamento per chi dovremmo candidare al Consiglio regionale. Noi abbiamo fatto e deciso di fare primarie per il sindaco di Pescara perché vogliamo chiedere alla città di partecipare al processo decisionale del centro-sinistra che porti a un reale cambiamento di questa città. Noi Pescara la vogliamo cambiare. E io ci tengo a ringraziare tutti quelli che in questi giorni si stanno dando da fare. Io lo dico davvero con il cuore, perché stare accanto di persone come Camillo D'Angelo, come Enzo Del Vecchio, Alberto Balducci, come Stefano Casciano, come Paola Marchegiani, come il circolo del PD di Pescara Nord, il circolo del PD di Porta Nuova, vederci tutti insieme a fare una battaglia comune mi rende davvero felice. E sapete perché? Perché io, se guardo indietro, penso al dolore di questi 5 anni, a quella che tutti abbiamo definito una lunga camminata nel deserto, beh, io sono contento di vederci tutti uniti qui a fare questa battaglia insieme. E voglio ringraziare quello che ci ha unito, che è Marco Alessandrini, che ci ha unito e ci ha messo tutti insieme a lavorare, perché Marco ogni giorno ci insegna che si può fare politica con gentilezza, con competenza e con onestà. E io penso che sia straordinario, un esempio bellissimo. E guardate che questi tre elementi, queste tre virtù, queste tre qualità di Marco, secondo me sono esattamente le cose di cui abbiamo bisogno, perché in questi giorni, Camillo lo sa bene che si è fatto tutti i mercati della città, c'è una distanza incredibile tra politica e cittadini, tra istituzioni e cittadini, una distanza incredibile. Io ho 30 anni, faccio politica da un po', non ho mai percepito questo astio così forte come adesso. E guardate che a Pescara il Movimento 5 Stelle, Michele, ha preso il 29% delle politiche. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che noi abbiamo bisogno di personaggi come Marco in grado di ricucire quello strappo evidente che c'è tra la politica e i cittadini. E guardate che il Movimento 5 Stelle farà una campagna a tappeto, io lo voglio dire, soprattutto perché alle europee Grillo vorrà fare un referendum su se stesso, farà una campagna incredibile. E noi proprio da lì dobbiamo cominciare, proprio dalle europee, dobbiamo fare una campagna vera nei territori, profonda. E lasciatemelo dire, i partiti, diciamo, durante la storia del Porcellum, i partiti sono un po' impigriti alle campagne elettorali. Noi dobbiamo ricominciare a fare le campagne elettorali vere, con i candidati, sui territori, con i proposti, i contenuti per le città e per le comunità. E innanzitutto dobbiamo dire, esattamente perché la sfida c'è anche, la sfida delle europee, dire che noi questa Europa la vogliamo cambiare. Per dirla con una parafrasi, diciamo, di Luciano D'Alfonso dei vecchi tempi, noi dobbiamo volere un'Europa amica. Ma per avere un'Europa amica dobbiamo prima di tutto candidarci buoni politici in Europa. E chi sono oggi i buoni politici? Sono quelli che hanno i rapporti con il territorio, che conoscono la più grande crisi che questo continente ha conosciuto, la conoscono le comunità. E per questo io sono davvero contento che qui ci sia Michele Emiliano, che sarà il capolista del Partito Democratico nella circoscrizione del Mezzogiorno.
che voglio ringraziare per il sostegno che ci ha manifestato. E poi, proprio perché noi dobbiamo cambiare la nostra comunità, il nostro continente, la nostra città, ma per farlo ci sarà bisogno di un presidente della regione in grado di scatenare questo cambiamento. E quindi domenica andiamo a votarlo alle primarie come il candidato presidente della regione, Luciano D'Alfonso, insieme a Marco Alessandrini. E io, prima di dare la parola per un saluto al capogruppo della regione, poi al segretario di federazione, Francesca, Camillo e Francesca, l'ultimo appello vi faccio, perché in questi circa 3.000 minuti che ci separano dalla chiusura dei seggi, tutti quanti insieme abbiamo la più grande e bella campagna elettorale che si sia mai vista a Pescara. Scateniamo tutto quello che abbiamo dentro, fino all'ultimo voto, casa per casa. Non possiamo affidare il destino della città, come dice Luciano, alla casualità. Facciamo in modo di vincere questa sfida. Pescara si merita un grande sindaco come Marco Alessandrini. Viva Pescara che vuole cambiare, viva Marco Alessandrini sindaco. Buonasera a tutti, un vero caro saluto, ringrazio Marco, ringrazio il sindaco di Bari Michele Vigliano, ringrazio tutti quanti voi. Voi lo conoscete Marco Alessandrini, io l'ho scoperto in questi anni nel mio impegno in consiglio regionale da capogruppo, quando anche silenziosamente mi chiedeva, mi diceva, rappresentava soprattutto per una bruttura, forse la più grande bruttura del combinato disposto del comune della regione messa insieme, è quel porto dove ci si può passeggiare in mezzo all'acqua, il porto di Pescara. Quella grande bruttura fatta dalla incompetenza del comune e dalla volontà di non occuparsene del presidente della regione. Io l'ho conosciuto in questi anni, l'ho scoperto, e credo che sia una grande e bella cosa per la città di Pescara se possa ripartire da questo sguardo sereno, che poi la serenità però è quella che ti accompagna nella certezza delle cose che bisogna fare. Io non so che cosa capiterà a me nelle prossime settimane in un'altra provincia, parlo da un punto di vista dell'impegno politico, so però quello che farò certamente. La campagna elettorale a Pescara, in Abruzzo, per Luciano, casa a casa per Michele Vigliano, perché è il nostro rappresentante del centro-sud Italia, perché ci ha insegnato che sud non significa stare sotto, ci ha insegnato che sud non significa che si viene dopo gli altri. Io lo ringrazio Michele perché è qui, lo ringrazio per quello che ha fatto in questi anni, in questi mesi, in queste settimane, lo ringrazio perché sta a fianco alla persona più bella di Pescara, perché può rappresentare un bel progetto. Voglio dire una cosa, Michele Serra, e concludo, qualche settimana fa disse sul Repubblica, disse: adesso ho capito definitivamente perché non ce la può fare Grillo, non gli manca l'intelligenza, non gli manca la rabbia, non gli manca neanche il sapere fare, gli manca il sentimento della bellezza, perché è brutto dentro. Questa città non può essere amministrata da quelli che sono brutti dentro. Per questo sosteniamo Marco Alessandrini. Francesca. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, Marco mi ha introdotto come segretario di federazione, un linguaggio antico che se ci fosse qualche grillino qua dentro ci appenderebbe per i piedi, comunque segretario del Partito Democratico, e quindi come segretario del Partito Democratico voglio dire che io sono molto contenta, molto soddisfatta di queste primarie,
che abbiamo, a cui ci siamo accostati con molta diffidenza, perché è la prima volta che si sceglie un sindaco di una città grande come Pescara con le primarie, uno strumento che abbiamo iniziato a sperimentare ormai per tante cose. Però sono contenta perché, sia per le cose che diceva Marco, perché queste primarie hanno anche portato a unire dei gruppi, delle persone che prima magari non lavoravano insieme, a unirle su dei progetti. Però anche e soprattutto perché ritengo che le primarie siano diventate ormai uno strumento essenziale per ricongiungere politica e cittadini, affinché i cittadini e la politica possano tornare a darsi la mano veramente. Uno dei rischi che c'è nelle primarie, che forse noi in qualche modo abbiamo sfiorato, non è solo quello della possibilità delle infiltrazioni del voto, che so che anche Emiliano ha denunciato nei giorni scorsi relative ad alcune primarie, ma sono anche il rischio, uno dei rischi è quello di aumentare troppo i toni, diciamo, della discussione e anche del confronto interno. Noi abbiamo sfiorato questo rischio in alcuni momenti e devo dire che in alcuni momenti da segretario del PD avrei voluto dire basta, basta con questi toni di accusa. Però sono stata calma e tranquilla perché, per esempio, anche lo stesso Marco Alessandrini ha risposto giustamente con un sorriso a tante provocazioni, e io ritengo che questo, quello del sorriso, quello della sobrietà, quello della capacità di restare tranquilli e di guardare solo al progetto che si vuole portare avanti, è una delle caratteristiche che un sindaco deve avere. Marco Alessandrini ce l'ha. A molti di noi, molte delle persone che lavorano sia con Marco sia con me al partito, hanno la voglia di cambiare la politica non rivoltando il tavolo, ma cercando di trovare le strade giuste del dialogo, della sobrietà, del progetto. Il fatto che Michele Emiliano stasera sia qui non è un caso, perché lui è uno dei sindaci più amati d'Italia e non a caso è uno dei sindaci più amati d'Italia insieme ad altri sindaci di centrosinistra come Pisapia, come Fassino. Ma questo perché? Non solo perché il centro-sinistra punta a scegliere spesso e quasi sempre gli uomini migliori, ma anche perché il centro-sinistra ha un'impostazione di questo tipo. Il sindaco deve essere colui che è in grado di parlare a tutti i cittadini, che non deve avere paura del rapporto con i cittadini, che deve costruire, che deve accettare il dialogo, che deve ascoltare, che non deve aver paura di prendersi le critiche. Queste caratteristiche, ad esempio, Michele Emiliano le ha Luciano D'Alfonso, le ha anche Marco Alessandrini, che con molta sobrietà, umiltà, ha fatto il suo lavoro di consigliere comunale in questi anni senza mai creare attrito, confusione, contrasti all'interno del PD e del gruppo. Io vi ringrazio invitandovi a fare la vostra ultima campagna elettorale in questi giorni, soprattutto per invitare le persone a votare, perché questa festa della democrazia avrà molto più senso se saremo in tanti. Avrà molto più senso che il nostro sindaco sarà stato sarà uscito dalle urne di tantissimi, dopo che tantissimi cittadini hanno votato. Vi chiedo scusa se chiudo su un tema che sapete che mi è molto, molto caro. Voi sapete quanto tenga io alla democrazia paritaria. Io oggi ho firmato l'appello trasversale delle deputate a Roma, che hanno scritto un appello perché questa legge elettorale non sia un passo indietro rispetto a quello che è stato fatto soprattutto dal centro-sinistra e dal PD, portando tantissime donne in Parlamento e costruendo il Parlamento più rosa delle democrazie europee, e spero che nella legge elettorale si tenga conto di questo in qualsiasi modo. Sono sicura che il PD farà uno sforzo per andare in questa direzione. Grazie e buone primarie a tutti. Dare la parola al sindaco di Bari, Michele Emiliano, voglio dirvi che c'è raggiunto un sms del sottosegretario all'economia Giovanni Lenini, il quale fa i migliori in bocca al lupo a Marco Alessandrini e ci dice che segue la sua candidatura con particolare interesse. Michele, a te la parola. Innanzitutto buonasera a tutti e grazie per le emozioni che mi state trasmettendo. Io ovviamente sono qui per molte ragioni, innanzitutto perché
sento una vicinanza con questa terra che si unisce spesso alla Puglia per molte ragioni anche storiche. Voi sapete che la mattina presto, il giorno di San Nicola, sia il 6 dicembre che l'8 maggio, i primi ad arrivare presso la Basilica sono proprio i pellegrini dell'Abruzzo, e io questa cosa ogni volta che la vedo mi riempie il cuore, mi spiega di che cosa accadeva nei secoli quando la transumanza ci legava su tratturi che oggi facciamo fatica forse a rivedere sul terreno, ma che sono la nostra storia. Sono qui perché ho degli amici meravigliosi, Luciano, che io ho conosciuto come grande sindaco di Pescara. Devo dire, ho l'impressione che sia stato l'ultimo sindaco che voi avete veramente avuto, perché io dell'altro ho perso completamente le tracce. Immaginate che stamattina ho dovuto chiedere come si chiamava, perché non pervenuto. Ecco, ma lo dico, devo dire, con grande dolore, perché tra sindaci, credetemi, quando un sindaco fa il suo dovere fino in fondo, è presente, è legato alla sua città, indipendentemente dalla sua posizione politica, ecco, il rispetto non manca mai. È proprio l'assenza il vero problema di un sindaco, perché nessuno di noi è dotato di poteri soprannaturali, però esserci è molto diverso che non esserci. Da noi c'è un proverbio che secondo me calza bene al vostro caso: chi vuole va e chi non vuole manda. Ecco, chi non vuole manda sempre un altro, e non è questo il lavoro del sindaco. Io, grazie a Luciano, ho conosciuto Camillo. Camillo è cristiana per il vero, non so dove sia. Mi hanno portato a Vasto una sera con un caldo micidiale, e abbiamo fatto la festa del Partito Democratico. Devo dire che Cristiana ha avuto l'idea di telefonarmi e di farmi andare a quella festa, e io non posso dimenticare queste bellissime serate, non posso dimenticare, come posso dire, la sensazione di amicizia che si costruisce. È una sensazione che alla mia età non è che si senta spesso, perché mentre è facile quando vai a scuola, quando sei giovane, costruire legami con le persone, ecco, è un po' come l'amore, quando lo provi a una certa età è persino più forte, più intenso, perché hai più maturità e più consapevolezza. Ecco, l'amicizia si costruisce nella stessa maniera, è veramente... Parlare di amore in questa regione. Se si trattasse d'amore... In ogni caso l'amore è sempre un fatto positivo. Voglio... Poi mi è successo di conoscere alla riunione dell'altro giorno dei segretari regionali del Partito Democratico Marco, e ho capito che razza di energia è e di come è bello, per chi ha già fatto un po' di esperienza come noi, vedere che la passione civile, la passione politica si trasmette all'altra generazione, dà un po' il senso di tutto, perché sinceramente la fatica che si fa a fare politica è smisurata, proprio assolutamente smisurata, è una di quelle cose che ti toglie da casa, ti toglie dall'amicizia, ti toglie dal star vicino a tua madre, come è capitato a me anche quando da poco ha perso l'uomo della sua vita, mio padre, che 3 mesi fa è volato via. Io non sono riuscito neanche in quei giorni a stare vicino ai miei fratelli, a lei, come avrei voluto. E quindi stasera, però, lo devo ammettere, sono qui per una lunghissima storia che devo dire mi ha portato già una volta a stare vicino a Marco Alessandrini, una lunghissima storia della quale ovviamente io forse stasera avrei dovuto fare a meno di parlare, ma mi sembra che quando una sensazione è vera e sincera, negarla, nasconderla forse non è neanche il caso. Io sono qui perché a Marco sono legato da tantissimo tempo, da tanto tempo, da quando io ero uno studente di giurisprudenza ed ero in un'aula dell'Università di Bari, ed ebbi assieme a tutti gli studenti, a un compagno di università di suo papà Emilio, ebbi, che era il professor Schiavone, ebbi la notizia di ciò che era accaduto ad Emilio Alessandrini,
e sapevo, perché lo sapevo subito, in che circostanze questo fatto era avvenuto. E soprattutto io quel giorno, come mi capitò successivamente in una sera di settembre dell'82, quando in una maniera simile appresi di ciò che era accaduto al generale della Chiesa, ecco, sono quei momenti nei quali forse io ho deciso nella mia vita di fare il magistrato e di farlo come un servizio importantissimo al mio paese, e di farlo con la commozione e la dedizione, sperando di essere all'altezza di queste persone straordinarie. E quindi io sono qui e saluto la signora Paola, che è nel pubblico, davvero con tantissimo affetto. Sono qui perché io sono legato a Marco, quindi da una storia lunga, ancora prima di conoscerlo, e so qual è la sua radice, so quale positivo apporto potrebbe dare alla vostra comunità, so di che pasta è fatto, so quali sono i suoi valori, so che cosa sarebbe in grado di sacrificare per il vostro interesse, per la costruzione del bene comune, perché non ha bisogno di parlare Marco nel dire che egli conosce la Costituzione, lui conosce le istituzioni dello Stato, lui conosce lo spirito di servizio, il senso del dovere, senza neanche bisogno che qualcuno gliel'abbia dovuto spiegare, perché gli basta pensare a suo padre, gli basta pensare alla lezione, all'importanza che quest'uomo meraviglioso gli ha dato. E poi me lo sto godendo Marco, me lo sto godendo nel suo tratto umano. Io e lui, come posso dire, è inevitabile che io ogni volta gli trasmetta, credo, il senso della commozione nell'incontrarlo. Non posso ovviamente sostituire nessuno, però è chiaro che per me il rapporto che mi lega a lui ha questa natura, ha una natura quasi parentale, e avverto dentro di lui l'emozione, il senso di responsabilità, la cura, la meticolosità con la quale ha preparato questo incontro e soprattutto la determinazione, perché questo ragazzo, che sarà il sindaco di Pescara, vedrete, questo ragazzo ha una forza smisurata, una forza che non si misura utilizzando parole roboanti o utilizzando uno stile aggressivo, è una forza che sta nella insistenza nel perseguire ciò che egli ritiene giusto. Lo ha fatto in questi anni in Consiglio Comunale, che probabilmente sono stati anche utili per formarlo, per dare a lui stesso anche la consapevolezza di ciò che lo aspetta, perché è probabilmente il lavoro, Luciano glielo confermerà, contemporaneamente più straordinario ma anche più duro che esista sulla faccia della terra. Non credo che esistano mestieri, se fatti in una certa maniera ovviamente, che ti coinvolgono totalmente dal mattino quando ti svegli alla sera quando vai a dormire. Ho detto l'altra sera durante una trasmissione televisiva che alla disperazione, l'altra mattina, non più di 7-8 giorni fa, non sapendo come fare, perché non riesco a ottenere dal prefetto la proroga degli sfratti e non esiste una normativa che consenta, per esempio, ai comuni, stiamo provando a inventarcela, piuttosto che pagare un sacco di soldi nel gestire le persone sfrattate in strutture alternative, di pagare una sorta di indennità di proroga al padrone di casa, in modo tale da lenire il legittimo danno che una persona può subire ove qualcuno non sia in grado di pagare l'affitto, e contemporaneamente non stravolgere la vita delle persone. Cose semplici che ho spiegato anche a Matteo Renzi, speriamo che si riesca a fare rapidamente qualche cosa per consentire ai sindaci di non passare l'intera giornata a gestire queste situazioni. Ecco, dicevo, alla disperazione l'altra mattina io non ho trovato nessun'altra, non mi è venuta nessun'altra idea che farmi trovare dall'ufficiale giudiziario a casa di una di queste persone. E uno si chiederà, ma possibile? Dovevi fare, stava scritto sul giornale che dovevo fare il ministro, dovevo fare il sottosegretario, dovevo fare il capolista, e tu non pensi ad altro che allo sfratto di una persona. Ecco, io questo voglio dire a Marco. Un sindaco, che è una cosa del tutto speciale, esattamente il paragone mi viene quando io mi mettevo la toga,
ogni volta, anche in un'udienza diciamo semplice, ogni volta che io mettevo la toga, e tu da avvocato secondo me hai provato la stessa emozione, sentivo un certo sentimento, lo stesso sentimento che ho sentito per 10 anni nell'indossare la fascia tricolore, era la stessa cosa, il senso, diciamo, di una funzione che descriveva tutto ciò in cui io in qualche modo avevo creduto nella mia vita e credo nella mia vita. Ecco, fare questo lavoro significa interessarsi soprattutto delle persone, le vedi? Ce l'hai tutte davanti. Ognuno di loro ha una vita complicatissima, perché devi partire dal presupposto che nessuno ha una vita semplice, che nessuno è in grado di risolvere i problemi schioccando le dita, che c'è persino chi ha risolto il problema economico per un sindaco, già questo significa un altro mondo, perché se tu non avrai da provvedere al lavoro e alla casa, già parliamo di qualche cosa di già straordinariamente più leggero. Ecco, ma persino quelle persone hanno bisogno di te, perché può succedere che nei pressi del loro negozio succeda qualche cosa che ha a che fare con la prepotenza, con la violenza, con la estorsione, con lo spaccio della droga. Tu non hai competenze. Anzi, se dovessi metterti a fare, qualche volta mi è venuta la tentazione ovviamente, metterti a fare l'investigatore, ti direbbero subito: sindaco, guardi, la legge non glielo consente. Però la colpa sarà tua lo stesso, perché tenteranno di dire che sei tu il motivo per il quale è difficile vivere in un quartiere, e dovrei avere la capacità di mettere in comunicazione i cittadini e le forze dell'ordine, perché non tutti in città dialogano con la stessa armonia. Un sindaco dunque è soprattutto un maestro di armonia, persino tra i tuoi dipendenti, quelli dell'amministrazione comunale, e i cittadini, perché spesso i dipendenti avranno la tua faccia, avranno la tua immagine. E quando saranno scortesi, scostanti, disattenti, penseranno che tu sia stato scortese, disattento e scostante. E sarà quindi necessario, persino con i dipendenti, fare spesso delle riunioni per trasmetterti quella serenità che tu, quella gentilezza, che è un'arma formidabile, soprattutto nel gestire l'armonia di cui ti parlavo. Perché un sindaco... Ogni sindaco ha il suo stile, ha il suo modo di approcciare al rapporto con le persone, e soprattutto ha il suo modo di entrare nella vita degli altri. Io ti auguro che il tuo partito, che è un partito complicato, è un partito con tanti soggetti e idee diverse, ecco, riesca a commuoversi con te vivendo l'amministrazione della città. Lo so che non è semplice, perché nei partiti spesso la pelle si indurisce, vero segretario? Si diventa un po' cinici, si ha l'impressione di aver già sentito le cose, però se farai lo sforzo di trasmettere da sindaco queste tue sensazioni anche al tuo partito, quel partito migliorerà, sarà più capace di essere generoso e di non concentrarsi sui problemi delle carriere dei singoli, ma finalmente mettersi a disposizione. Qualche volta in modo provocatorio dico che sarebbe bello se il PD assomigliasse un po' di più alle vincenziane e un po' di meno una squadra di calcio dove il problema è chi entra in campo. Dico spesso ai giovani democratici che nei quartieri c'è un sacco da fare, c'è gente che avrebbe bisogno di una ripetizione scolastica, bimbi di famiglie in difficoltà, c'è gente che ha bisogno che gli si vada a fare la spesa perché è anziana e non può uscire o perché si è fatta male o è malata. Ecco, non è solo questo la politica, perché voi sapete che io non mi sono occupato solo di questo, però quando ti occupi delle persone puoi persino andare da loro a dirgli: guarda, sono dell'idea che dobbiamo fare un piano energetico complicatissimo. Quelli ti diranno: Marco, io di energia non ne capisco niente, ma siccome tu mi sei stato vicino e siccome tu mi hai spiegato tante cose di questa città, mi hai spiegato anche le cose che non hai potuto fare, che non puoi fare perché non hai i soldi per farlo, perché sono troppo complicate, e siccome io mi fido di te, dice una bellissima canzone, vabbè, io questo piano energetico così complicato che pure non ho capito te lo voto, perché con te ho un legame. Questo è un partito, non un luogo, come posso dire, dove l'unica cosa importante è andare dal segretario regionale, come nel mio caso, e dire: vabbè, ma io che faccio? Perché quello che fai tu sarà pure importante, ma non tanto quanto la costruzione del bene comune o dell'interesse generale. Questa cosa un sindaco la deve spiegare tutti i minuti e tutti i secondi, perché altrimenti stare insieme diventa praticamente impossibile. Io chiudo, anche perché voglio dedicare questa chiusura, tu me lo permetterai, a Luciano.
Luciano, come posso dire, è un altro carattere, è un altro modo di essere, però io con lui ho vissuto momenti meravigliosi. Di solito si dice che le amicizie del buon tempo volano via nella cattiva sorte. Allora, non preoccupatevi, perché io e Luciano siamo diventati amici nella cattiva sorte. E io me lo guardavo e mi chiedevo, ma come può un uomo resistere a una condizione come questa? E lui mi sorrideva, mi faceva, era lui che faceva coraggio a me. E non ho, devo dire, mollato mai, non ho mollato ai pregiudizi, non ho mollato ai consigli, perché che potete immaginare, un uomo politico è come un bicchiere di cristallo continuamente in bilico, no? non ci vuole niente, basta una fotografia sbagliata, un passaggio sbagliato, una solidarietà sbagliata. Però ci sono delle cose, posso dirlo, che a costo di rompere il bicchiere, se un uomo o una donna è degno di essere chiamato uomo o donna, deve fare seguendo il suo cuore, seguendo quella che è la sua percezione dell'altro. E io e Luciano lo abbiamo fatto. Il destino, peraltro, è stato incredibile, perché per una sorta, perché la provvidenza esiste, ve lo assicuro, per uno strano destino, la mattina in cui, voi ve la ricordate quella storia delle cozze, delle spigole? Che ovviamente sembrava che chissà che cosa è diventata una barzelletta. Ecco, però quella mattina, la provvidenza volle che Luciano fosse a Bari. Per un'altra ragione, è che io avessi le notizie di man mano di quello che stava accadendo, di quello che stavano architettando, diciamo così, mentre ero a pranzo con lui. E lui fu la prima persona che mi disse: Michele, pazienza, calmati, reagisci, stai sereno, anche perché, come tu sai, io ho una certa esperienza. E allora la cosa più bella di tutte, e poi veramente chiudo, lo sapete qual è? Che dopo pochi giorni, io sono stato molto più fortunato, dopo pochi giorni, come poi voi avete fatto dopo con lui, dopo pochi giorni io non potevo camminare più per Bari, perché la gente o mi pigliava in giro bonariamente chiedendomi come fossero le cozze, se erano buone o no, oppure mi diceva: Vennanzi, Michele, vai avanti, Michele, perché era chiaro a tutti che c'era qualche cosa che non andava, perché le primarie non sono una cosa così, sono un cervello collettivo che entra in funzione, soprattutto se la destra non interferisce, perché loro che non riescono a farle le primarie, per alle volte come una sorta di inevitabile, vengono a votare alle nostre, perché sperano che noi presentiamo il candidato peggiore, è più forte di loro, vengono troppo repressi. Ecco, le primarie sono un cervello collettivo, il popolo quando è organizzato ed è informato riesce a prendere decisioni normalmente migliori anche della migliore classe dirigente. Il leninismo, insomma, non è più di moda quando la democrazia irrompe, funziona e è organizzata. Non c'è bisogno di qualcuno che pensi al tuo posto, basta che i numeri del pensiero libero delle persone si sommino e trovino la possibilità di dare un'indicazione. Ecco, io credo che sotto questo aspetto la libertà che le primarie assicurano deve corrispondere anche, come posso dire, alla capacità del nostro partito di accogliere questo metodo e di trasformarlo in energia. Voi state già a metà delle campagne elettorali, quelle per le secondarie, quelle per le definitive, avendo praticato questo sistema, e mi dicono, come succede in tutto il resto d'Italia, ha ragione la nostra segretaria Francesca, la destra non riesce, non solo non riesce a governare, come avrete tragicamente constatato, ma non riesce proprio a fare politica. Loro sono ancora lì che discutono sul nulla, perché siccome non accettano l'idea di far irrompere il popolo nelle decisioni, si inchiodano. Ecco, voi tra qualche giorno celebrerete dunque un rito che non è un rito, come posso dire, puramente populistico, è un rito scientifico, è un focus group, dicono gli esperti di comunicazione, è un focus group di persone che si dedica a
ragionare con il Partito Democratico, i partiti del centro-sinistra, a ragionare su qual è la migliore delle chance che noi abbiamo per governare la regione e la città. Ecco, Luciano ha avuto il privilegio di vivere con voi i tempi buoni e i tempi cattivi, ha avuto il privilegio di vedere voi che aspettavate la verità, la aspettavate con la stessa ansia con la quale la aspettava lui, e questo privilegio fa di voi una comunità e di Luciano anche un uomo fortunato, perché non sempre un popolo è così intelligente ed è così in risonanza con il suo leader da avere la mitezza e l'intelligenza di aspettare la verità. E io che la verità l'ho cercata tutta la vita come il papà di Marco, è una cosa che sfugge dalle mani, la verità, ma quando una comunità l'aspetta, la cerca e poi finalmente la afferra e restituisce a un uomo l'energia, il ruolo, l'amore che quest'uomo merita, ecco, quelle sono giornate indimenticabili nelle quali io, per grazie di Dio, sono stato presente. Grazie. Vi ricordo che domani alle 16.30 al Cinema Massimo ci sarà la chiusura appunto della campagna elettorale delle primarie per le regionali, per i candidati presidenti, quindi mi raccomando domani alle 16.30 lì. Adesso Marco Alessandrini. Buonasera, buonasera a tutti. Cara Pescara, che bello vederti qui a gremire questa stanza. Noi diciamo facciamo sempre del rigore e sobrietà la nostra cifra, a saperlo magari potremmo pensare allo Stadio Adriatico, comunque a qualcosa di più adeguato. Naturalmente il mio primo pensiero non può che andare ai presenti che insomma mi sostengono con la loro presenza, il ringraziamento davvero sentito a quanti si sono spesi intorno a me in questi giorni, che sono, no, tante persone, dei miei colleghi di consiglio comunale, qui vedo un ragazzaccio terribile in prima fila con cui abbiamo battuto tanti mercati, ma poi c'è anche, diciamo, l'incoraggiamento delle persone che non conosci, che ti fermano per strada e dicono sono con te. E beh, questo insomma, no, non passa indifferente neanche per un, diciamo, per una persona abbastanza misurata quale il sottoscritto. E quindi siamo qui, a volte ritornano, questa sala mi ricorda il 2009, ma era un tempo molto diverso dall'oggi, un'era geologica diversa, un così lasso di tempo trascorso che rende molto attuale, io credo, il motivo per cui noi oggi siamo qui, cioè parlare della rinascita delle città. Parlare della rinascita della città, due passi da Piazza della Rinascita, o la nostra Piazza Salotto, così evocativa. È una rinascita di cui la nostra Pescara credo abbia un certo bisogno, se fosse sfuggito a qualcuno dei presenti, perché in 5 anni mi sembra che il suo volto sia granché peggiorato. E diciamo anche che fronteggiamo un'amministrazione pubblica che almeno all'inizio era solo inerte, adesso diviene anche dannosa. Io non so quanti di voi abbiano avuto l'avventura di prendere l'automobile per venire qui, vero che io sono favorevole alle città vivibili, alla viabilità alternativa, tuttavia credo che abbiate incontrato non poche difficoltà. Io sono, insomma, con un lancio così, con le parole di Michele Emiliano, con cui non abbiamo mangiato le cozze purtroppo oggi, sono rimasto male, ma insomma abbiamo avuto veramente una bellissima occasione di incontro con Luciano, con cui torniamo insieme dopo un lungo periodo che, no, è stato difficile per il centro-sinistra, ma le cose cambiano, vanno avanti e siamo qui con la nostra proposta diretta a Pescara, diretta alla Regione, con l'idea di fare squadra fra i vari livelli di governo territoriale. Io sono molto contento di vedervi qui in questa sala così gremita, perché insomma, non sfugge a nessuno che la comunità ha tanti problemi.
però penso che insieme noi possiamo risolverli, penso che abbiamo l'intelligenza, la capacità, la forza per risolverli. E dobbiamo cominciare a farlo, come è stato ricordato, proprio da domenica 9 marzo, perché le primarie, questo strumento con cui il centro-sinistra di volta in volta sceglie le persone migliori per portare avanti i nostri valori, le nostre idee, le nostre proposte, ecco, ci convocano appunto a un appuntamento tanto importante per la scelta del candidato sindaco di Pescara e del presidente della regione Abruzzo. Io sono qui che mi candido alle primarie del centro-sinistra perché credo che talvolta capiti nella vita che si è messi dinanzi a delle responsabilità che insomma rendono molto difficile la possibilità di girare la testa, perché credo che occorra colmare un baratro che cresce giorno dopo giorno fra i rituali di una politica che è stata in qualche modo descritta anche prima, tratteggiata, e i bisogni e le potenzialità del paese, di questo popolo così vasto e così generoso. E in questi giorni penso molto all'idea di comunità, una parola che Michele Emiliano ha usato, e ho pensato ad Adriano Olivetti, un grande imprenditore che è stato un umanista, un grande rivoluzionario. E mi è capitato fra le mani un libricino in cui si parla proprio di comunità e insomma questo mi ha suscitato una riflessione forse semplice ma molto importante, cioè che la vita non è una lotta per il denaro, il potere, ma è uno sforzo per il bene comune, per il bene della comunità, per la vita e per l'affermazione dei suoi figli, e la costruzione di una civiltà che oggi insomma sembra un po' vacillare, sembra un po' opaca, sembra un po' arrugginita. E noi, insomma, il mio cammino è cominciato qui perché ho sentito l'esigenza di fare qualcosa, mi sono sentito chiamato di nuovo a dare il mio contributo per cambiare il presente della nostra città, con una consapevolezza che in qualche modo il protagonismo in politica non è il frutto di insomma scelte magari avventurose individuali, ma è la risposta ad un senso diffuso di fiducia. Ed è una responsabilità quella che mi arriva dalla città, che mi ha aperto il sorriso della fiducia. Io credo che questo sia il più grande patrimonio su cui io debba investire, il più grande stimolo affinché il mio impegno sia totale, perché ciò che mi attende, ove il percorso elettorale naturalmente dovesse sorridermi, è certamente un impegno molto gravoso, però penso anche che sia una occasione concreta di cambiamento, un cambiamento che no, vuole portare questa città su un cammino di crescita, di sviluppo, di restituirle bellezza, futuro, vivibilità. Però guardate, il cambiamento lo dobbiamo volere tutti, perché mi sembra che molto spesso ci sia questa sindrome per cui va tutto bene purché non accada nel mio giardino, e invece non esistono giardini, perché la comunità diciamo è molto più ampia e quelli steccati sono inutili e non vale a nulla trincerarci nel nostro giardino. Io, se sarò eletto sindaco, lavorerò, come si dice in gergo, ventre a terra o pancia a terra. Farò il marine della pubblica amministrazione, convinto che ci si debba mettere l'elmetto e molta buona volontà, perché i bisogni sono tanti, le aspettative sono altrettante e va, insomma, bisogna insistere sul concetto di comunità. E qui diciamo siamo anche fortunati, perché io sono seduto in mezzo a due signori che ci capiscono di queste cose. Michele Emiliano, io sono, come forse sapete, un esperto di sondaggi da qualche tempo a questa parte, tuttavia Michele Emiliano proprio in settimana è stato indicato come il miglior sindaco d'Italia delle città metropolitane. Luciano D'Alfonso, la mia destra, insomma noi l'abbiamo visto come sindaco, abbiamo potuto vedere che c'è una differenza palpabile fra il modo di guidare un'amministrazione e l'altra. Io
vorrei ispirarmi a loro per mantenere fede al mandato elettorale, per poter guardare negli occhi le persone quando cammino per strada, per non smettere mai, neanche nei momenti più difficili che sicuramente verranno, di avere il sogno di una città migliore, più vivibile e più giusta, una città che sia aperta, una città in cui non ci sono i tornelli in comune e in una città che riapra le proprie porte e ne trovi di nuove, perché ci sono tanti percorsi da seguire. Dobbiamo cominciare subito a farlo, dobbiamo cominciare subito a farlo insieme, perché il lavoro che ci attende sarà grande, ma grandi saranno i risultati. E vedete, Michele Emiliano per due consigliature, è stato il sindaco di Bari, adesso sarà il capolista del Partito Democratico alle elezioni europee, e questo mi induce a pensare che la riapertura delle porte naturalmente dovrà riguardare anche e soprattutto l'Europa. Io sono convinto che l'Italia non possa fare a meno dell'Europa e l'Europa non possa fare a meno dell'Italia. Certo, c'è da lavorare su un'Europa matrigna e del rigore, allentando quei vincoli ai bilanci dello Stato che in questo momento, insomma, mi sembra che abbiano determinato forti tensioni sociali e quindi la necessità di rivedere certi rigidi meccanismi europei. E l'Europa significa anche costruire reti e relazioni. Noi siamo il cuore di un bacino urbano che gravita intorno a Pescara di 300.000 abitanti. Siamo uno snodo centrale della linea dorsale adriatica. Abbiamo una dotazione infrastrutturale importante, ma ammaccata e incerottata, su cui anche eppure ci sarà molto da lavorare. Non torno, perché lo sapete, il porto ci siete andati, voi sapete che l'aeroporto patisce, sapete che i collegamenti ferroviari insomma non sono più frequenti come una volta, ma per fare questo è indispensabile tenere e mantenere un serrato dialogo con i rappresentanti di tutte le istituzioni, siano esse regionali e nazionali, e naturalmente bisogna lavorare molto sulla capacità di progettualità. Bisogna avere buone idee, bisogna essere in grado di realizzarle, bisogna intercettare i fondi della programmazione comunitaria 2014-2020 che guarda caso assegnano proprio alle città un ruolo strategico per la crescita del paese. E vogliamo che Pescara, insomma, torni ad avere un ruolo ben riconoscibile nello scacchiere dell'Abruzzo, visto che la nostra città, insomma, vede il tramonto di, insomma, suoi importanti asset, come si dice in gergo, no? Il tessuto commerciale minuto, ma anche le eccellenze, penso al centro di ricerca della Fatero, a quello di manutenzione dell'aeroporto. Penso all'opportunità della zona franca urbano, uno strumento di, insomma, sviluppo attraverso la leva fiscale che è stato messo nel cassetto da Tremonti e recuperato dal ministro, dall'ex ministro Fabrizio Barca, con la rimodulazione di nuovi fondi europei, su cui pure si dovrà essere un grande impegno, essendo questa senz'altro una priorità. Poi vorrei dire questo, vorrei dire che io penso che noi dobbiamo alzare lo sguardo e cercare di pensare a come sarà la città di domani, a che Pescara immaginiamo fra 20 e 30 anni. Io personalmente ritengo che... chi sarà mai? E poi insistono. Ma io ci vorrei parlare però, Però passo. Che Pescara ci sarà fra 20 e 30 anni? Io non ho la sfera di cristallo, però penso che una pubblica amministrazione, diciamo, seria abbia il bisogno di pensare, di pensarci e di puntare all'urbanistica della rigenerazione del rammendo, come dice Renzo Piano, cioè indirizzando il lavoro verso una nuova gestione degli spazi che mantenga i metri cubi esistenti senza aggiungerne di altri e che si privilegi la scelta... del recupero e della riqualificazione del patrimonio urbanistico esistente, perché noi abbiamo una specificità tutta nostra, tutta italiana, che è il nostro territorio troppo consumato, troppo umiliato e offeso, e il territorio non si rigenera ed è la bellezza che ci salverà. Vorrei dire anche una cosa
c'è la necessità, io credo, di aprire o riaprire il sipario della cultura, ma tutto questo senza atteggiamenti nostalgici, in un certo senso anche autocelebrativi, che sono, se vogliamo, simbolicamente riassunti nella formula della Pescara città d'Annunziana. Io non nego la statura culturale di Gabriele D'Annunzio o quella di Flaiano, ma la celebrazione delle glorie culturali del passato rileva in realtà un atteggiamento, peraltro molto diffuso nel nostro paese, che declina la cultura più al passato che al futuro. E questo finisce inevitabilmente per togliere attenzione, importanza, risorse alla ricerca e alla sperimentazione culturale, che sono fenomeni accaduti in questa città, perché qui hanno suonato i grandi del jazz 40 anni fa, c'è stato... E la sperimentazione culturale, se vogliamo, è per definizione scomoda, poco popolare, magari politicamente scorretta, ma penso che aiuti a crescere una comunità. E questo naturalmente vale anche per le glorie del passato, che sono oggi celebrati come delle icone che mettono d'accordo tutti, ma che da vive sono stato molto più scomodo e controverso, appunto come D'Annunzio. Si può fare e si deve fare. Noi dovremo riaprire il Teatro Michetti, dovremo aprire la città della musica, dovremo dare slancio alle nostre strutture museali, dovremo valorizzare il rapporto con l'università. Consentitemi a questo punto di citare Olivetti, perché questa mi è molto piaciuta, cioè lui voleva portare in tutti gli angoli della città le sue armi segrete. Ma sapete quali erano queste armi segrete? I libri, i corsi, le opere dell'ingegno e dell'arte. Perché, insomma, la cultura è una virtù rivoluzionaria che rende le città più vivibili e più civili. E poi vorrei riflettere anche sul fatto che Pescara vive una vera e propria emergenza sociale, con bisogni che avanzano, una popolazione che invecchia, una popolazione che non può essere lasciata da sola. Perché, vedete, la lotta al malessere, all'emarginazione, non può essere risolta solamente con la generosa e generosissima forza del volontariato. E poi, in conclusione, ma cos'è una città? Perché questo è un altro argomento di elaborazione culturale, mica da ridere, cari ragazzi. E le città sono sistemi complessi, sono spazi a più dimensioni, nella quale si muovono tante variabili, di cui è necessario tener conto per provare a fare una sintesi. La politica serve a questo, a fare sintesi, avere in mente una visione, essere in grado di declinarla, magari di renderla anche flessibile a seconda dei momenti che determinano l'esistenza reale delle nostre città. Il sindaco, come testimoniano questi due signori, è il mestiere più bello del mondo, forse anche il più difficile, perché però significa essere al servizio della comunità, ed è un onore altissimo per chi crede nello Stato e nelle istituzioni democratiche. Io chiudo qui, vi saluto dicendo che conto sulla vostra fiducia, che cercherò di ripagare al massimo. Credo che ci aspetti un viaggio impegnativo, comincia domenica questo viaggio, comprate il biglietto, un euro, e partiamo insieme domenica e andiamo oltre con fiducia reciproca. Grazie. Gracias.